Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Misteriosa lite con sparatore in un appartamento IACP di via Cantone a Catania, due uomini feriti, un italiano e un albanese, trovata una pistola. Indaga la polizia, si cerca una possibile terza persona coinvolta. Tragica fine di un operaio catanese morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale del Siracusano. L'uomo è caduto da un'autocisterna durante operazioni di carico e scarico di sabbia. Sbarchi senza sosta, scoppia l'hotspot di Lampedusa, oltre 3.000 migranti nella struttura, 8 volte la capienza prevista. Nuovo naufragio nel Mediterraneo, si cercano i dispersi. Per non dimenticare, un giardino della memoria in via D'Amelio, nel luogo della strage che costò la vita al giudice Borsellino. Il comune di Palermo accoglie l'appello del fratello del magistrato tramite una petizione. Sgomberato Palazzo dei Congressi a Taormina, quartiere generale delle manifestazioni estive, avviate le procedure per le verifiche della vulnerabilità sismica. Per ottenere l'agibilità del complesso, il Film Fest prosegue con la sua programmazione. Calcio, il nuovo allenatore del Catania Luca Tabbiani sbarca in città, selfie a bracci e le prime parole da tecnico rossoazzurro, orgoglioso di essere qui, lui addice ai nostri microfoni. Ancora buonasera da Telecolor, sparatori a Catania all'interno di un condominio di case popolari, annesima, due feriti gravi, uno in fin di vita, resta un giallo. La dinamica è il movente di questo fatto di sangue. Luca Ciliberti. Quando sono uscita mio marito mi ha tirato, entra, perché poi ho visto che era arrivato. Un solo quadro? Sì, ma guarda che sì, perché eravamo a tavola, c'era un macello a casa mia. Restano al momento un mistero, la dinamica e il movente della sparatoria avvenuto intorno alle 13 nel quartiere Nesima di Catania, in via Santo Cantone, nelle palazzine di edilizia popolare, a pochi passi da piazza San Pio X. Il bilancio è di due feriti gravi, un italiano di 43 anni e un cittadino di origine albanese di 27 anni. Il primo è in fin di vita, ricoverato nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. L'altro ferito si trova ricoverato nel policlinico di Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sparatoria si è verificata al secondo piano di uno stabile di proprietà dell'IACP di Catania. Secondo una prima ricostruzione, la polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione di un vicino di casa, avrebbe trovato il 27enne riverso sulla veranda dell'appartamento al piano terra, apparentemente con ferite da cadute. L'uomo sarebbe precipitato dal balcone del secondo piano, che presentava danni alla ringhiera, come se vi fosse stato aggrappato prima di cadere. Ma dopo l'intervento del 118 si è scoperto che era stato ferito anche con un colpo di pistola al collo. Salendo in casa, poi, gli agenti delle volanti hanno trovato il 42enne a terra in una pozza di sangue con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Dalle indagini si sta cercando di accertare il motivo della presenza dei due nella casa e che cosa sia successo. Dalle prime indiscrezioni pare che la discussione sia scaturita dall'occupazione abusiva dell'immobile e che potrebbe essere degenerata e culminata con una sparatoria. Sul posto è stata recuperata una pistola. Gli investigatori hanno comunque spiegato che non si tratta dell'unica pista che si sta seguendo. I poliziotti sono sulle tracce del proprietario della casa, partendo dal nome sul citofono, che non è di nessuno dei due feriti. Le squadre dei Falchi hanno immediatamente battuto la zona per cercare tracce che potrebbero aprire ad altre ipotesi. Non si esclude infatti che sulla scena del crimine possa essere stata presente anche una terza persona. Non è ancora chiaro se uno dei due feriti sia precipitato dal balcone perché spinto, perché ferito o perché abbia cercato di sfuggire al fuoco dell'uomo che gli stava sparando. Per i rilievi e per le indagini è intervenuto il personale della squadra mobile della Questura di Catania e gli agenti della Polizia Scientifica, coordinati dalla dirigente Cristina Fatuzzo. L'inchiesta è coordinata invece dalla PM Martina Bonfiglio. Carmelo Musumeci, operaio catanese, ci spostiamo a Siracusa, ha perso la vita mentre stava lavorando in un'azienda del Siracusano. A nulla sono serviti soccorsi, per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Ce ne parla il nostro corrispondente Francesco Aloi. Sembrava una giornata come le altre, ma così non è stato. Carmelo Musumeci, 59 anni, originario di Catania, ha perso la vita mentre era al lavoro. Tutto è accaduto in un'azienda che produce premiscelati per l'edilizia a Melilli, all'altezza dello svincolo per Sortino. Lui lavorava per una ditta esterna, era lì con la sua autocisterna per scaricare del materiale. Ad un tratto l'ha caduta dal mezzo, battendo il capo. Un malore, un piede messo male. Per saperlo bisognerà attendere l'esito dell'esame autoptico disposto dalla procura di Siracusa.
Tanti, troppe sono le vittime sul lavoro nella nostra regione e le cause sono sempre le stesse: lavoro precario, sfruttato, sottopagato, il fatto che siano completamente smantellato il sistema dei controlli, il fatto che non vi siano ispettori, il fatto che non si investa nella formazione, il fatto che non si investa nelle dotazioni di protezione individuale. Tutto questo non è accettabile. All'arrivo dei soccorsi per Carmelo non c'era più nulla da fare. Adesso il suo corpo si trova all'obitorio del Policlinico di Catania. I carabinieri di Augusta intanto continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, l'ennesimo sul posto di lavoro. I sindacati dicono basta, sono pronti a scendere in campo. Chiediamo immediatamente alle istituzioni, alla regione innanzitutto, all'ispettorato del lavoro, di non restare inerme. Per questo noi nelle prossime giornate, assieme a CISL e UIL, proveremo a mettere in campo quelle iniziative affinché la regione siciliana finalmente non si volti dall'altro lato, finalmente dia le risposte. Adesso ci spostiamo a Lampedusa, sbarchi di migranti senza sosta nell'isola e un nuovo naufragio con dispersi in mare, superfollato il centro di accoglienza, quello che viene chiamato l'hotspot, nonostante i trasferimenti disposti dalla prefettura sono oltre 3.000 gli ospiti, 8 volte la capienza del centro. Il nostro corrispondente Davide Sardo. A Lampedusa proseguono incessanti i flussi di migranti, il centro d'accoglienza scoppia di presenze sfondando quota 3.000, gli ospiti all'alba erano 3.279, 8 volte la capienza prevista di 400 persone. In passato l'hotspot non aveva mai ospitato un numero così enorme e sproporzionato di migranti. La struttura, gestita adesso dalla Croce Rossa Italiana, resta al collasso dopo la recente raffica di sbarchi. Ben 7 con 252 migranti durante la notte a Lampedusa, dove ieri nell'arco di 24 ore ci sono stati 46 approdi con un totale di oltre 2.000 persone. Alcuni dei 31 migranti, fra cui 11 donne e 2 minori, sbarcati questa notte a Lampedusa, hanno raccontato di un naufragio che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in acque internazionali, ma non è chiaro al momento il numero degli eventuali dispersi. Alcune persone, infatti, sarebbero state soccorse da una motovedetta tunisina, in 2 invece sono saliti a bordo di un barchino con 29 migranti, intercettato dai militari della Guardia di Finanza. Ai soccorritori hanno detto dei loro compagni di viaggio caduti in acqua e dispersi. Sulla vicenda i poliziotti della squadra mobile di Agrigento al lavoro sull'isola stanno svolgendo accertamenti per ricostruire cosa sia realmente accaduto a bordo del barchino di 7 metri. Intanto è corsa contro il tempo per alleggerire di presenze l'hotspot di Contrada Imbriacola. Anche oggi sono previsti spostamenti multipli con 2 navi militari, dovrebbero essere trasferiti in 1.200, altri 450 persone invece con le navi di linea, mentre a bordo di 2 motovedette lasceranno l'isola altre 100 persone. La prefettura di Agrigento inoltre è impegnata nei trasferimenti altrove, anche fuori dall'Italia. Ungheria e Polonia si sono appena opposte alla redistribuzione obbligatoria dei migranti in Europa. E a poco o nulla è servita la recente riunione del Consiglio europeo. Nel frattempo, martedì prossimo, 4 luglio, sono attesi a Lampedusa il ministro degli interni Matteo Piantedosi ed il ministro degli interni europeo Ylva Johansson. Alle ore 10:15 si recheranno all'hotspot di Lampedusa. Approvato dalla giunta regionale il disegno di legge sulla riforma dei consorzi di bonifica. Si va verso una svolta nella gestione delle risorse idriche nell'isola. I consorsi passano da 13 a 4 con l'innovazione strutturale della rete fra i cardini della riforma. Ai nostri microfoni parla l'assessore San Martino, Roberta Lunghi. Un risultato storico per la Sicilia, una svolta importante nella gestione delle risorse idriche per l'irrigazione. È il presidente della regione, Schifani, che commenta l'approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica e dell'intero sistema dell'irrigazione in Sicilia. Soddisfatto per il testo di legge predisposto dopo mesi di confronto e dialogo con produttori, agricoltori e associazioni di categoria, il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura Luca San Martino, che ha fortemente voluto la riforma che arriva
arriva nei tempi promessi, e cioè entro il 30 giugno. Questi i punti nodali. Dal canone irriguo sociale si passa a un canone irriguo che verrà pagato soltanto per il beneficio irriguo che l'agricoltore riceverà. Oggi i consorzi di bonifica passeranno da 13 a 4 consorzi che verranno ridisegnati grazie alla riforma in base a quello che è il bacino idrografico. Seguiamo il corso dell'acqua, ma soprattutto incanaliamo l'acqua affinché nelle nostre aree di sviluppo rurale possa arrivare in maniera garantita agli agricoltori. Immancabile poi l'innovazione strutturale, perché con la siccità imperante il risparmio della risorsa idrica diventa essenziale, realizzabile con la modernizzazione delle reti. Le reti che verranno garantite da parte del governo regionale come piano degli investimenti, reti che verranno finanziate grazie ai progetti del PNNR e del Fondo di Sviluppo e Coesione, sul quale il governo lavora in maniera attenta e il mio assessorato per garantire in tempi celeri nuove infrastrutturazioni irrigue. Un plauso per la concezione della riforma arriva da Coldiretti. Felici del fatto che comunque dopo quasi 30 anni si passa a una gestione normale dei consorzi di bonifica. Finalmente vedo una logica, perché tutto nasce dai bacini di accumulo, che in questo caso non solo riusciranno a distribuire l'acqua, ma soprattutto riusciranno a essere interconnessi nei momenti in cui avremo della penuria di acqua. Nei 4 nuovi consorzi che copriranno le 9 province dell'isola saranno i consorziati a eleggere 3 componenti su 4 del consiglio d'amministrazione, mentre la regione designerà un solo componente e assumerà le funzioni di vigilanza e coordinamento. Toccherà adesso all'ARS la decisione sull'approvazione del disegno di legge. Adesso ci spostiamo a Palermo, Giardino della Memoria, in via D'Amelio. La petizione è di Salvatore Borsellino per vietare la sosta delle auto sul luogo della strage. Ha raggiunto oltre 100.000 firme, ha avviato l'iter per la valorizzazione dell'area. Ce ne parla Marco Gullà. Un giardino della memoria in via D'Amelio, la strada dove quasi 31 anni fa, il 19 luglio del 1992, furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Il comune di Palermo, con un atto di indirizzo del vice sindaco Carolina Varchi, ha raccolto la petizione lanciata da Salvatore Borsellino e avviato così l'iter per la piena valorizzazione dell'area attraverso un percorso di rigenerazione urbana e tutela ambientale. L'ulivo piantato dalla madre di Borsellino, che vediamo nelle immagini, diventerà quindi un'icona della memoria. Riteniamo che per via D'Amelio debba iniziare un percorso di rigenerazione urbana, un percorso che veda la valorizzazione di quell'albero come albero monumentale, come bene immateriale della nostra tradizione e dunque con un elevato valore culturale, e che attorno vi sia un vero e proprio giardino della memoria. Soddisfatto Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che il giardino della memoria in via D'Amelio se lo immagina così. Io mi immagino che diventi un giardino veramente, cioè non un olivo sopraffatto e assediato dalle macchine, ma un posto dove ci si possa sedere su della panchina con dell'aiuole sotto le fronde di quell'albero a meditare su come fanno le tante persone che arrivano da ogni parte del mondo, d'Italia e del mondo, che vengono a quell'albero e che purtroppo sono assediate e disturbate dalle macchine. Spero che si possano sedere in pace a meditare sotto le fronde di quell'olivo. Io quando vengo a Palermo non vado mai al cimitero a trovare mio fratello. Vado in via D'Amelio perché per me mio fratello è lì. Un luogo quindi dove meditare. Serve perché la memoria ha bisogno di simboli e per questo serve un luogo fisico. Se a Letto i Sepolcri di Vittorio Alfieri era proprio il concetto che esprimeva, quello che dice all'ombra dei cipressi e presso l'urne dei morti. C'è necessità di un luogo fisico e niente meglio di quel luogo fisico, perché quell'olivo ha le radici di quell'olivo affondano in quella terra che è stato bagnato dal sangue mescolato insieme di Paolo e dei suoi ragazzi, e quindi niente meglio di quell'olivo può essere un luogo di memoria per ricordare queste persone che hanno sacrificato la loro vita per noi.
A Catania, nel quartiere Enesima, nasce la prima comunità energetica che verrà formata in un complesso popolare di via Santo Cantone. Grazie ai fondi del PNRR, ACP consegna lavori per 5 milioni di euro con particolare attenzione all'efficientamento energetico. Tonino De Mana. Una comunità energetica in un complesso di 140 alloggi popolari in via Santo Cantone. Parte da Nesima, il primo esperimento degli ACP di Catania, che ha consegnato lavori per 5 milioni di euro per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Una svolta ecologica resa possibile grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come ha sottolineato il sindaco Trantino, che nell'incontro con la stampa ha voluto evidenziare l'importanza e la sinergia tra enti nel tentativo di intercettare finanziamenti ed avviare progetti futuribili. Ma il mondo va necessariamente verso uno sviluppo sostenibile, pertanto diventa necessario cominciare a pensare delle forme di autosostentamento degli edifici, e in questo è stato veramente lungimirante gli ACP. Ringrazio il presidente Sicagli, ringrazio tutto il consiglio di amministrazione, perché attraverso l'attivazione di questi lavori ha permesso ai residenti di uno stabile sostanzialmente di riuscire ad alimentare di energia da soli il proprio fabbisogno e pertanto creare le condizioni per un'esistenza non solo più green, perché altrimenti sembra solo uno slogan, ma soprattutto più sostenibile economicamente. Saranno le case popolari che vedete in queste immagini ad essere avviate ad un percorso virtuoso in grado di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale, naturalmente senza perdere di vista l'ambiente. La comunità energetica è un'esperienza sicuramente innovativa, dove il cittadino diventa produttore di energia, per cui attraverso l'attività tecnica in realtà la comunità energetica usufruisce dell'energia prodotta e nello stesso tempo si crea anche un'economia che poi le regole che verranno stabilite dal condominio potranno destinare. Annesima, il primo esperimento su Catania. Annesima il primo esperimento su Catania città, perché anche ad Adrano la settimana scorsa abbiamo inaugurato la seconda comunità energetica. 11 gli interventi finanziati dal governo nazionale all'IACP di Catania per un totale di 29 milioni di euro. Beni per oltre 260.000 euro e titoli di pagamento AGEA per 14.800 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina nell'ambito di un'indagine su un'azienda agricola di Caronia, beneficiaria di 530.000 euro di finanziamenti comunitari. Le Fiamme Gialle della tenenza di Sant'Agata di Militello hanno denunciato un imprenditore agricolo per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. Secondo l'accusa, l'agricoltore avrebbe dichiarato il possesso di numerosi terreni agricoli, soprattutto nel Parco dei Nebruti, ricorrendo a falsi contratti di affitto accomodato di fondo rustico con la firma di ignari proprietari, completamente all'oscuro del sistema di frode architettato dall'indagato. Con questo sistema, contesta l'accusa, l'indagato era riuscito a indurre in errore l'AGEA riscuotendo risorse comunitarie per oltre mezzo milione di euro. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale. Agenti della polizia locale hanno fatto sgomberare il palazzo dei congressi di piazza Vittorio Emanuele a Taormina, quartiere generale di tutte le manifestazioni estive taorminesi e punto di appoggio delle biglietterie degli eventi. Lo sgombero è avvenuto mentre è in corso il Festival del Cinema, che comunque prosegue la sua programmazione. A dare la disposizione è stato il segretario comunale Giuseppe Bartorilla, che ha anche avviato le procedure per la verifica della vulnerabilità sismica allo scopo di ottenere la certificazione di agibilità del complesso. Non si sa adesso per quanto tempo il Palazzo dei Congressi rimarrà chiuso. Nei giorni scorsi il sindaco Catena De Luca ha revocato la concessione alla società Aditus, che gestisce gli ingressi, gli eventi e i servizi in molti siti della Sicilia orientale. E restiamo a Taormina, perché è ancora un'anteprima nazionale al Taormina Film Fest, che ieri ha proiettato I peggiori giorni, film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che uscirà nelle sale il 14 di agosto. Presente il ricco cast del film, che si divide in 4 episodi ed esplora l'animo umano durante i giorni della festa, fra ironia e amarezza. Domani la serata conclusiva dedicati ai nastri d'argento.
La grande commedia italiana sfila sul blue carpet della Taormina Film Fest, che si avvia alle battute finali. Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo tornano ad unire idee e forze, supportati da un ricco cast, in un film, I peggiori giorni, in uscita nelle sale il prossimo 14 agosto e presentato in anteprima sul palco del Teatro Antico. Queste nuove storie che abbiamo concordato sono, come dire, peggiori, nel senso che sono, secondo me, ancora più divertenti e ancora più pungenti e amare rispetto al primo film. La pellicola arriva dopo I migliori giorni, quattro nuovi episodi che si svolgono durante le festività per raccontare conflitti e rivalse tra fratelli, finta solidarietà per i senza tetto, bugie e tradimenti, l'immagine degradante della donna in televisione. Anna Foglietta, ancora un Natale in famiglia? Il Natale si festeggia in famiglia e si manifestano quelle che sono le più grandi meschinità dell'essere umano. Sei venuto a piedi? In corriera? Non c'ho mica l'autista come te io, eh? Ecco la mia bella famiglia riunita. Succedono delle cose rocambolesche, ci sarà un ricatto morale in atto da parte di un padre un po' egoista che metterà alla luce quelli che sono a loro volta gli egoismi dei suoi figli. Mi serve un rene. Non ho capito che ha chiesto. Io volevo cambiarlo sto mondo. Mi vergogno tanto. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Le tue cene di Natale invece come sono? Ma per fortuna è un po' meglio, insomma, no, però devo dire che io amo molto partire, quindi in realtà appartengo a quella fetta di popolazione che scarta il regalo e poi via, o su un aereo o su un treno o in macchina, perché mi piace molto stare fuori casa. Natale, Ferragosto, Halloween e poi il 1° maggio. In quest'ultimo episodio un imprenditore sul lastrico, Fabrizio Bentivoglio, viene rapito da un suo ex dipendente licenziato senza giusta causa, pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. In questa macro suddivisione di ruoli tra vincitori e vinti si devono riconoscere dalla stessa parte, sulla stessa barca, che è purtroppo quella dei vinti. E insomma, hanno soluzioni diverse da proporre. Il ritrovamento a Segesta, seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione nell'area dell'Acropoli Sud, è tornato alla luce un altare presumibilmente di epoca ellenistica, composto da due raffinati elementi lapidi e dei scolpiti. La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata nell'ambito del progetto di manutenzione e fruizione dei fronti di scavo, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono a forma di tronco di piramide in perfetto stato di conservazione e dovrebbero costituire un altare per il culto familiare, un supporto per una scultura o un elemento di finitura. Ci spostiamo a Siracusa perché c'è stato grande successo per la prima di Ulisse, l'ultima Odissea, al Teatro Greco. Musica, danza e teatro si sono incontrati nello spettacolo diretto da Giuliano Peparini. Ce ne parla Francesco Aloi. Il mito di Ulisse sbarca al Teatro Greco di Siracusa. Nella cave si avverte tanta curiosità per uno spettacolo che sa di novità. È una grande emozione il Teatro di Siracusa e poter assaporare l'Odissea di Omero. Un'unione di forze per un viaggio in un classico meraviglioso. Giuseppe Sartori e Odisseo, ancora lontano da Itaca, rimane bloccato qui, nel terminal di un aeroporto. Dentro al Teatro Greco, sopra l'ala di un aeroporto, con una grande sala d'attesa e un finestrone che sembra l'aeroporto di Barcellona o di Monaco. Il suo racconto fa materializzare quanto vissuto, i suoi ricordi rivivono così. Il contesto sarà pure moderno, ma le parole sono quelle di allora, ma l'uomo è piuttosto rimasto lo stesso, al di là della tecnologia. Le parole di Omero che si intrecciano con la musica e la danza, il ciclope, Circe, Calipso, ma anche Scille e Caridi, le tappe del viaggio di ritorno da Troia rivissute in uno scenario tutt'altro che antico. Un'opera trasversale accessibile a tutti, il regista definisce così Ulisse l'ultima Odissea. Per assistere allo spettacolo c'è tempo fino a domenica, poi sarà tournée. Fermiamo ancora per uno stacco pubblicitario, torniamo con il calcio.
Rieccoci in studio, fissate la sede e le date della preparazione estiva del Palermo. I rosanero si raduneranno il 5 luglio nel centro sportivo di Veronello, a pochi chilometri dal lago di Garda. La squadra allenata da Corini effettuerà 3 giorni di test fisici per poi andare in ritiro dal 9 luglio al 4 agosto a Ronzone Pinzolo in Trentino Alto Adige. Già definite 3 amichevoli, la prima uscita ufficiale si terrà il 15 di luglio contro una rappresentativa locale dilettantistica, il 19 luglio test con la Virtus Verona, formazione di Lega Pro, e il 22 luglio a Rovereto i rosanero giocheranno contro il Bologna. Cambiamo argomento, per dire cambiamo città, Tabbiani a Catania, infatti è già in città il neo allenatore del Catania, Luca Tabbiani, per lui la dirigenza rossazzurra sarà un fine settimana di lavoro intenso. Nelle sue prime dichiarazioni si avverte la voglia di cominciare la nuova avventura in rossoazzurro. Angelo Gagliano. Foto, abbracci e tanti sorrisi. Luca Tabbiani, neo allenatore rossoazzurro, è in città per gettare le basi del nuovo Catania. Emozionato per l'accoglienza, il tecnico ligure, nelle sue prime dichiarazioni rilasciate alla pagina Facebook del club etneo, si dice orgoglioso della scelta fatta. Si percepisce appena si arriva la passione che hanno i catanesi nei confronti del Catania, quindi è un grande orgoglio essere qua. Tutti quelli al quale ho detto vado a Catania, la prima risposta è una città bellissima, una città stupenda, quindi sono curioso di vederla. Forza Catania! Caloroso l'abbraccio con il DS Antonello Laneri, con il quale negli ultimi mesi ha avuto un rapporto quasi quotidiano. Ne ho avuto più colloqui con il direttore, perché in questo periodo parlavamo appunto di idee magari da poter affrontare, oppure discutevamo sui ragazzi che facevano parte già l'anno scorso della Rosa. Fautore di un calcio aggressivo e propositivo, Tabbiani è pronto ad esportare questa sua idea anche ai piedi dell'Etna. A me piace una squadra che va a cercare di prendere palla il prima possibile, a cercare comunque di avere un po' di dominio dentro la partita, di cercare di trovare soluzioni per essere offensivi ma soprattutto propositivi nella voglia di andare a correre in avanti sia con che senza la palla. Poi penso che l'alchimia tra noi, staff, i ragazzi e la società sarà la cosa che potrà fare la differenza. Per la dirigenza rossazzurra e per Tabbiani sarà un fine settimana di lavoro tutto incentrato sul mercato. Si parte dalle riconferme, tra queste forse anche quella di Beters, il giovane portiere lettone, corteggiatissimo da diversi club, avrebbe accettato la proposta del Catania per restare in rossoazzurro. In ogni caso il direttore sportivo Neri lavora all'ingaggio di altri 2 portieri, ma come più volte detto la rosa del prossimo anno sarà profondamente rinnovata, una 15ina gli acquisti in programma che interesseranno tutti i reparti. Per l'attacco nelle ultime ore il Catania, nonostante la resistenza della Virtus Francavilla, avrebbe accelerato per Patierno, ma non mancano le alternative sull'agenda di Laneri che nel corso del weekend, in accordo con Tabbiani, proverà a delineare la nuova rosa. I primi tasselli del nuovo puzzle potrebbero già essere annunciati nelle prossime ore. Stagione è finito, grazie per l'attenzione, a tutti buona serata.